Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Polifemo. Questa prima parte sarà interamente dedicata alla fiaccolata per i nostri angeli, una manifestazione organizzata dall'associazione Genitori Tarantini in memoria di tutti quei bambini morti per cancro e di tutte quelle vittime di malattie connesse all'inquinamento. Non è un caso che questa manifestazione ricada proprio oggi, 25 febbraio. Data del trigesimo di Giorgio Di Ponzio, una delle ultime vittime di una malattia, il cancro, che non gli ha lasciato scampo. Ci troviamo nel pieno dei lavori di preparazione per la fiaccolata per i nostri angeli che partirà appunto dall'arsenale. Nel frattempo ho dovuto un attimo strapparlo da questi preparativi. Sono in compagnia di uno dei portavoce dell'associazione Genitori Tarantini che si sono appunto premurati di organizzare questa manifestazione. Sì, speriamo che questa fiaccolata serva intanto come sostegno per i genitori che hanno perso i loro figli, che adesso sono piccoli angeli, che noi vogliamo onorare. E speriamo che sia l'inizio di una crescita, di quel senso di comunità che tanto manca ai tarantini. Ecco, è proprio su questo fatto che hanno giocato tutti quelli che sono venuti a Taranto, sul senso di comunità che abbiamo smarrito. Questa vuole essere una risposta a quelli che credono che i tarantini possano piegarsi a tutti i voleri di chi viene da fuori. E vuole essere questo atto di vicinanza ai genitori che hanno perso i figli, come dicevo prima, e vuole essere un modo per far volare Taranto a riabbracciare quei piccoli angeli che sono gli angeli più preziosi, sono le sconfitte più cocenti e le perdite più insopportabili per questa città. È molto, tanto, tantissimo. Ci siamo avvicinati a questo gruppo di donne, tra cui la presidentessa Cinzia Zaninelli dell'associazione Genitori Tarantini e di tante portavoci che gentilmente si sono un attimo concesse ai nostri microfoni perché sono davvero impegnatissime in quanto i lavori di preparazione non sono insomma da meno a quella che si prospetterà la serata. È davvero difficile fare una domanda in questo caso, presidentessa. Perché insomma la materia è abbastanza triste. Sì, tutta la situazione è triste, drammatica e non ci sono parole, no? A descrivere quello che noi proviamo a Taranto. Purtroppo quello che sta avvenendo non è una parola esagerata, è un olocausto. Noi non stavamo quasi per festeggiare la vittoria del ricorso fatto alla Corte dei diritti dell'uomo, quando ci è arrivata e abbiamo avuto praticamente ragione, avevamo ragione ad averla fatta e ci ha dato ragione. Ma non abbiamo avuto il tempo neanche di sentire che finalmente qualcuno ci dava ragione perché è morto quest'altro bambino. Nella stessa giornata è morto un altro ragazzo, un signore un po' più adulto sicuramente, ma comunque una persona ancora giovane. E il giorno dopo pare ne sia morto un altro ragazzo di 26 anni. Ecco, è una mattanza. Non ci sono parole, sembra che non ci sia l'attenzione giusta, sembra che la nostra vita non valga nulla. Grazie presidentessa. Siamo in compagnia, come dicevo, anche di altre portavoci di questa associazione. Mi diceva prima, microfoni spenti, prima di ogni cosa, noi siamo genitori. Beh, non siamo genitori, ma a quanto pare a Taranto siamo numeri. Noi genitori appunto non possiamo accettare di essere numeri che diminuiscono in questa maniera, in quanto adesso addirittura i bimbi nascono con i tumori, cioè è inconcepibile tutto questo e si concede un'immunità, cioè voglio dire quelli che possono, che devono agire,
lo facciano. Stasera non è assolutamente una manifestazione, una protesta, stasera è la commemorazione dei nostri figli che non ci sono più. Noi non stiamo protestando, stasera vogliamo solo affiancare le famiglie che hanno avuto il dolore di avere dei bambini morti. Però siamo tutti sotto questo cielo avvelenato, quindi ogni giorno siamo sotto una roulette russa. Grazie anche a lei. Nel frattempo mi avvicino ad altre due portavoci di questa associazione. Nel parlare prima la signora diceva giustamente che non è una protesta, è soltanto un voler essere vicini a quei genitori che hanno perso dei figli ed è veramente una cosa molto triste. Purtroppo sì, oggi siamo qui e la cosa più importante è il silenzio, questo silenzio che deve essere assordante, perché soltanto in questo modo potremmo gridare con questo silenzio la grande ingiustizia che ci stanno facendo. Voglio ricordare a tutta l'Italia che ancora qui vige l'immunità penale per questa azienda, per questi signori indiani che sono venuti qui a produrre, e c'è l'immunità penale, loro producono e noi respiriamo e ci ammaliamo. No, questo non è giusto. E un'altra cosa vorrei chiedere al governo, cosa intende fare a proposito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ci ha dato ragione? Il governo cosa intende fare? Ancora non abbiamo sentito una sola parola. Riprendo quello che hai qui sul cartoncino, agire localmente ma pensare globalmente. A Taranto è in corso un genocidio di massa e ci stanno avvelenando e ci stanno ammazzando. E questo problema ambientale adesso colpisce noi, ma nessuno è esente, saranno coinvolti in futuro l'Italia e il mondo intero. Quindi chiediamo, da Taranto parte un grido di aiuto per salvare i bambini di Taranto, ma per salvare il pianeta intero. Siamo in compagnia di Francesca, mamma di Siria. Non mi sento di aggiungere altro, Francesca, quindi raccontaci quello che ti senti di raccontare. Cosa mi sento di raccontare? Che oggi la lotta nasce soprattutto per gli altri bambini, affinché venga evitato quello che è successo a noi, ai nostri figli, la condanna che noi genitori purtroppo siamo costretti a portare a vita. Quindi la nostra lotta nasce proprio affinché ogni bambino abbia diritto alla vita, quello che è stato negato ai nostri figli. Senti, so che non è facile. Siria quanti anni aveva? Siria aveva 4 anni. Mi dicevi che comunque hai deciso di andare via da Taranto. Sì, ho deciso di andare via perché Taranto mi ha dato e mi ha tolto la vita. Ma non la città purtroppo è vittima degli elementi, quindi la città è bellissima, però purtroppo avevo bisogno di darmi una possibilità, anche perché poi rimane la sopravvivenza. Per quanto difficile possa essere, devi cercare la tua dimensione e il tuo equilibrio in un posto che ti faccia sopravvivere meglio. L'ingresso dell'arsenale è quasi invisibile e Via di Palma comincia a riempirsi anche purtroppo di genitori che non hanno più i loro figli. Io ringrazio veramente di cuore tutti i genitori che si stanno prestando ai nostri microfoni, perché mi rendo conto che non è facile per me, immagino per voi. Lei è Mimmo Ventimiglia, papà di Mario Pio. Sono il papà di Mario Pio. Speriamo che vengano in tanti, perché è una bella partecipazione. Questa storia deve finire, perché purtroppo questi bambini non possono pagare il prezzo di queste cose, perché loro almeno non hanno diritto a queste cose. Sono malattie brutte che stanno vivendo questi bambini, è un trauma per la città di Taranto e per tutti quanti i tarantini, perché queste malattie non vengono portate fuori ma rimangono a Taranto. E comunque ci deve essere una svolta qualche giorno, perché sennò qua moriremo tutti. Perennemente, cioè sarà una catastrofe.
Giusto per far capire la gravità di quello che è successo, possiamo ricordare quanti anni aveva Mario Pio? 19 mesi. Ringraziamo anche Mauro Zaratta per essersi prestato a questa intervista che so che non è piacevole, papà di Lorenzo. Lei si è già esposto parecchio su questa questione, ha anche portato questa brutta esperienza, mi conceda, insomma, anche se non ci sono parole, insomma, in qualche modo per definire, anche agli occhi dei politici, tra cui anche Di Maio. Sì, è giusto mantenere sempre alta l'attenzione di quello che accade a Taranto, perché ovviamente quello che è accaduto a me può accadere a chiunque e non è giusto che altri bambini debbano pagare le conseguenze di scelte scellerate da parte di adulti. E quindi è bene ricordare, mantenere sempre alta l'attenzione su questa situazione che prima o poi deve essere affrontata e risolta, perché è ben lungi dall'essere risolta. Come abbiamo visto adesso è mancato Giorgio. Il sogno più grande sarebbe che con Giorgio si concluda questa carneficina. Sappiamo che non è così, purtroppo ce ne saranno altri e altri e altri e altri ancora, ed è il momento di cominciare a fare qualcosa affinché non accada più. Possiamo solo ricordare quanti anni aveva Lorenzo per far capire la gravità? Lorenzo, quando abbiamo scoperto la malattia di Lorenzo, aveva 3 mesi. Cioè ci si è resi conto che aveva un problema tra il secondo e il terzo mese, perché invece di avere una crescita ebbe un calo di peso, e da lì abbiamo scoperto che aveva un tumore di 4 cm dentro la testa, un tumore di basso grado di proliferazione, ciò significa che l'aveva sviluppato in età embrionale, e Lorenzo è volato via a 5 anni e 3 giorni, a 3 giorni dal suo 5° compleanno, il 30 luglio del 2014, dopo 5 anni di guerra contro questa brutta malattia. Si sta formando un vero e proprio fiume umano per questa fiaccolata. Abbiamo avvicinato un cittadino, un operaio Ilva, che ha voluto partecipare e portare il suo contributo per ricordare questi piccoli prematuramente scomparsi. Certamente, hai detto bene, lavoratore Ilva, però che lotta da tanti anni per questo territorio. Questa è l'ennesima manifestazione a cui sono presente, e lo tengo a precisare perché i lavoratori dell'Ilva adesso finalmente si stanno anche prendendo consapevolezza di quello che quell'azienda produce, cioè malattia e morte. Siamo ancora non tanti, però il numero è crescente. Io dal 2012 che mi batto, ho fatto denunce, esposti, tutt'oggi li continuo a fare contro quell'azienda senza timore e paura, non a caso sono fuori per questo. La risposta di oggi è una risposta importante, perché è la prima manifestazione che committa a carico di questa azienda, quindi bisogna dare una risposta forte, soprattutto dopo quanto ho visto oggi di quelle bandiere a mezz'asta, che secondo me sono un'offesa per la città, perché quindi si riferisce appunto alle bandiere che ArcelorMittal ha voluto abbassare a mezz'asta proprio per ricordare il 30° della scomparsa di Giorgio Di Ponzio. Ha voluto ricordare appunto il 30°, siamo qui per questa sera, con le bandiere a mezz'asta, ma la richiesta era ben diversa, la richiesta era di fermare almeno per qualche ora la produzione di quell'azienda. E qualcuno dice no, ma non è possibile, no, tutto è possibile, basta non caricare i forni per 2-3 ore e già i fumi si sarebbero dimezzati. Bisogna dimezzare, io penso, i valori, quelli che l'altro giorno Peace Link ha fatto emergere, dove addirittura si sono raddoppiati da gennaio-febbraio del 2018 ad oggi tutti i valori. Quindi anziché mettere le bandiere a mezz'asta, dovrebbero mettere a mezz'asta quei valori che sono crescenti. Ricordiamo delle centraline intorno alla fabbrica. Io la ringrazio per partecipare, perché prima di essere operatori, giornalisti, siamo anche genitori e siamo anche cittadini intanto, quindi ringrazio lei ovviamente per ringraziare tutti coloro che questa sera partecipano a questa manifestazione. Io penso che saremo in tanti, lo spero, perché ripeto, bisogna dare un segnale forte all'azienda, ai nuovi proprietari, di chi è la città di Taranto
e che la città di Taranto è stanca di questo inquinamento costante. Sicuramente non ha bisogno di presentazioni Franco Cosa, che questa sera ovviamente non è in veste di artista musicale, di intrattenitore, di showman, chi più ne ha più ne metta, ma partecipa, immagino, come cittadino e come genitore. Assolutamente, come cittadino e soprattutto come genitore e praticamente entrando proprio nei panni dei genitori sfortunati che oggi grazie a loro siamo qui appunto, per cui questa fiaccolata deve veramente unire tutti i cittadini di Taranto, ammogliati, solo genitori, single, insomma veramente tutta la cittadinanza, tutti i nostri amici politici che ci governano, devono stare tutti qui questa sera perché è importante per noi e per loro. In bocca al lupo per quello che fate, bravi. Grazie. Le strade si cominciano davvero a riempire, è quasi impossibile camminare. Siamo riusciti ad incontrare il presidente dell'associazione Mister Sorriso, Claudio Papa. Mi sembra giusto, insomma è doveroso, voi che siete portatori di gioia per chi non è tanto fortunato, essere presenti qui stasera. Sì, ci tenevamo particolarmente perché vogliamo dimostrare ancora una volta la nostra vicinanza a tutti i cari dei bambini che purtroppo non ci sono più e che molti di loro noi abbiamo conosciuto nelle stanze di ospedali o anche presso le loro case. E il nostro essere qui con una parte dei nostri volontari vuole essere proprio questo, dimostrare una vicinanza ai cari e ricordare questi piccoli angeli. Siamo qui anche per dare una dimostrazione forte di quello che accade a Taranto. Quanti sono davvero i bambini in percentuale che a Taranto si ammalano e qual è l'età? La percentuale io non gliela saprei dire, so che sono più che in altre parti d'Italia, questo sì, almeno da ultimi recenti studi. L'età purtroppo noi vediamo di tutte le età, da appena nati sino ai 70 anni, 80 anni, 90 anni, non riusciamo più a tenere conto. Noi siamo presenti in 4 ospedali nella provincia di Taranto, quindi come... Per questo mi permettevo di chiederle, insomma, ed è giusto che si sappia a livello nazionale, a livello locale, che questa malattia, insomma, connessa all'inquinamento colpisce anche bambini di pochi mesi, se non proprio appena nati. La connessione con l'inquinamento noi onestamente non sappiamo dimostrarla perché insomma non ci compete, non abbiamo i titoli per poter dire una cosa del genere, sappiamo solo che ne troviamo tantissimi, sempre con malattie anche rare, aumentano anche il numero di malattie rare e i bambini per noi sono la priorità, quindi essere vicino ai genitori che purtroppo non hanno più i loro figli è anche questa una priorità per noi. E grazie per quello che fate. Grazie a voi. Questa sera sono presenti una folta rappresentanza di associazioni, anche associazioni sportive. Ho riconosciuto tra la folla Ilaria Di Maglie che ha a che fare dalla mattina alla sera con tanti bambini. Vogliamo spiegare perché, Ilaria? Sì, noi siamo un'associazione di pattinaggio artistico e abbiamo con noi tanti bambini che condividono la situazione di Taranto, quindi siamo qui proprio perché credo sia doveroso rappresentare i bambini che non ci sono più. Perché credo che sia per noi fondamentale, cioè per i nostri bambini che sono il futuro di Taranto, sia fondamentale anche conoscere in maniera cosciente quella che è la situazione qui su Taranto. Sensibilizzarli a una problematica? Sì, sensibilizzarli ad una problematica che purtroppo c'è e speriamo che le cose in qualche modo possano cambiare possono cambiare soprattutto se anche loro prendono coscienza di questa situazione e quindi noi siamo accanto a questa associazione Genitori Tarantini e sperando in qualche modo di supportarli e saremo sempre accanto con i nostri tantissimi bambini. Grazie mille Ilaria. Prego. Davanti nella prima linea troviamo purtroppo i genitori dei bambini scomparsi, sono tanti i cartelloni che ricordano i loro volti. Aspettiamo che arrivano.
Leggiamo Ambra, Giorgio, Rebecca, David, possono sembrare solo nomi che nascondono delle vere e proprie tragedie familiari alle loro spalle. Ho raggiunto nel frattempo un ex cittadino tarantino che oggi, nonostante non abiti più a Taranto, ha voluto essere fortemente a questa fiaccolata proprio in rappresentanza di quei diritti che sono portatori per questi bambini, purtroppo che non ci sono più, diritti che sono stati violati da una malattia che li ha stroncati senza voler chiedere nient'altro che la loro morte. Purtroppo sono tanti anche i genitori in prima linea, quindi vediamo, sono davvero tanti ed è tanta la gente che ha partecipato. Sì, io sono fuori per lavoro, ho conservato la residenza a Taranto perché spero di tornare a vivere nella mia città. E naturalmente partecipo come singolo, non facendo parte attiva di alcun comitato perché sono fuori sede, diciamo, però sono vicino a tutti i comitati e i singoli che si battono affinché Taranto trovi quel riscatto che merita. Un corteo silenzioso e dignitoso, stiamo assistendo a questo, nonostante il dolore sia davvero forte, forse un silenzio che speriamo possa rompere quelle barriere che in qualche modo provocano queste morti. È il silenzio che tante volte ci impedisce di parlare, perché è forse quel silenzio che i bambini e anche le persone più adulte che sono morte a causa dell'Ilva ascoltano. Perché il silenzio si può anche ascoltare e quindi è una manifestazione di gente, di popolo, dove non è permesso alla politica e a nessuno che faccia parte del mondo politico di partecipare, nemmeno a livello personale. Questo ho tenuto a sottolinearlo come libero pensiero agli organizzatori, perché questa deve essere una manifestazione di popolo, perché il popolo vuole una Taranto diversa, quella che ci è stata negata fino a questo momento. La manifestazione procede come un fiume in piena che passa e travolge tutti i cittadini che si trovano a sostare e che attendono appunto i vari genitori e tutti coloro che hanno voluto partecipare. Sono davvero tantissime le persone che camminano a passo d'uomo con dignità e silenzio. Alessandro Marescotti, che da sempre si batte per i diritti dell'ambiente, non poteva non essere presente alla fiaccolata che si è tenuta appunto questa sera, una fiaccolata che può essere associata a un corteo funebre, anche le vetrine dei negozi sono chiuse, un dignitoso silenzio. La sua presenza qui ovviamente è fondamentale. È fondamentale la presenza delle persone, non la mia. È importante sapere che la fiaccolata di questa sera è legata non solamente all'emozione delle persone, ma anche a un dato inequivocabile. È l'Istituto Superiore della Sanità che ha documentato che a Taranto c'è un più 54% di tumori infantili rispetto al resto della regione. Più 54% è un numero troppo alto, è un numero che non può essere casuale, è un numero che è collegato a una condizione ambientale che per molto tempo e che probabilmente ancora oggi è inaccettabile. Pertanto questa manifestazione non è solamente la manifestazione del cuore delle persone, ma anche della ragione di coloro i quali dicono che tutto questo non può continuare a durare, non può continuare a durare.
bisogna smettere di inquinare, altrimenti avremo altri bambini che saranno toccati, che saranno colpiti, che saranno danneggiati, perché dobbiamo sapere che i più fragili, quelli che sono maggiormente esposti, sono proprio i bambini, sono addirittura i bambini durante la gravidanza, in quel periodo che si forma il feto, che si forma il cervello, la struttura basica, e andrebbero tutelati. Per tanto tempo le istituzioni non hanno informato, la politica si è voltata dall'altra parte, e adesso invece finalmente c'è questa presa di consapevolezza che l'inquinamento è una minaccia soprattutto per i bambini. Taranto si riunisce intorno a Giorgio in questa fiaccolata e c'è una grande partecipazione. Cosa vuole aggiungere? Non mi sento insomma di chiederle altro. Niente, praticamente questa è la dimostrazione che Taranto vuole vivere. Taranto vede il futuro con la vita adesso, vuole combattere. Sicuramente ci sta abbracciando tutta quanto in questo momento e il calore noi lo stiamo sentendo e siamo pronti da oggi poi a iniziare una nuova battaglia, perché questa non è la fine, la fiaccolata è l'inizio di un nuovo futuro. Complimenti per il coraggio. Grazie. Signor Di Ponzio, io non mi sento di rivolgere nessuna domanda, le voglio soltanto cedere il mio microfono per dare il messaggio che questa sera vogliamo dare con questa fiaccolata, quindi la lascio libera di esprimere il suo pensiero. Prima di tutto ringrazio tutti per la partecipazione e per la... Scusi se la interrompo, ma siamo noi che ringraziamo lei. Ma io ringrazio l'appello che è stato fatto del silenzio. E non c'è nessuno che parla, questa è una cosa bellissima, perché io penso che così riusciamo a fare più male e ad arrivare a scuotere le anime di chi ci ha portato a stare in piazza stasera. Signor Aurelio Buzzi, anche Alessandro questa sera partecipa a questa fiaccolata, è con noi. Sì, partecipa. Stasera rivivo di nuovo il dolore di quando lui è andato via. Lui ha lottato perché amava tantissimo la vita. Purtroppo questa società, questi politici non hanno consentito che a Taranto non si debba morire. Grazie per... Sono altamente emozionato, perché prego che i nostri angioletti aiutino chi sta soffrendo, chi vive nella sofferenza in questo momento, che non debba accadere a loro quello che è accaduto a noi. È una cosa innaturale quello che è successo, quindi noi stasera stiamo pregando più che altro, no? Affinché non accada più quello che è accaduto a noi. Ringrazio per aver concesso, insomma, per le sue parole ai nostri microfoni. Ne siamo vicini. Grazie, grazie di cuore.
Percorrendo via di Palma e via d'Aquino si assiste quasi a un clima surreale per essere un orario in cui di solito gli esercizi commerciali sono aperti. Raccogliamo una testimonianza di un commerciante della zona che ha voluto partecipare alla fiaccolata tenendo l'esercizio commerciale chiuso. Quindi... Sì. Abbiamo deciso di stare chiuso per questi poveri bambini che hanno sofferto tanto e quindi anche da parte nostra un po' di solidarietà nei loro confronti. Si partecipa alla fiaccolata in dignitoso silenzio, anche accompagnati dai propri figli. Si partecipa come cittadini, si partecipa come genitori. Beh, assolutamente sì, è un dovere. Almeno in questi momenti la città è chiamata a raccolta. È un grido silenzioso di tantissime persone, tantissime anime. È indispensabile farci sentire almeno così. Forza! Ambra! Lorenzo!
termina qui questa parte di Polifemo dedicata alla fiaccolata dei nostri angeli, una puntata che probabilmente non avremmo mai voluto registrare. Qui alle mie spalle ci sono solo alcuni dei nomi dei bambini che purtroppo non sono più con noi, che sono diventati angeli: Miriam, Roberta, Alessandro, Giorgio, Ambra, Rebecca, Siria, Lollo e tanti altri. Potrebbero sembrare solo dei nomi, ma sono vite che sono state spezzate, bambini ai quali non è stato più concesso crescere, vivere, farsi una vita, una famiglia. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime puntate di Polifemo con la speranza che qualcosa possa cambiare.